Questo video è un po' la continuazione del precedente. Nel precedente avevo lanciato una riflessione. Una riflessione per complottisti, complottisti tra virgolette ovviamente, di questo parlavo nel video precedente. E ovviamente sono arrivate immancabilmente delle domande. Ma allora cosa facciamo? Allora non analizziamo? Allora non denunciamo questi fatti così gravi? La domanda è una domanda meritoria, cioè merita comunque di essere accolta e merita anche una risposta. La risposta però è di metodo, non è tanto nella sostanza. Quindi non vuol dire che non bisogna analizzare, ma è il che cosa si analizza e come lo si analizza. Ripeto, a me sembra veramente qualcosa di estremamente volontario. Mi sembrano errori davvero grossolani, nemmeno da dilettanti, da ultra dilettanti. Inoltre, queste foto, prima di essere pubblicate, vengono analizzate anche da esperti, per cui passano diversi, ci sono diversi passaggi, tantissimi occhi le guardano e le analizzano, gente estremamente specializzata. Quindi se queste foto, filmati, passano attraverso tutte tante fasi e attraverso tanti occhi esperti e tanti cervelli esperti, vengono ugualmente pubblicate con quegli errori, c'è qualcosa che non va. Io all'errore, francamente, non ci credo. E come ho già detto, credo invece che vengano volontariamente divulgate con quegli errori, per i motivi che ho già detto. Quindi, che cosa in realtà allora andare ad analizzare? Beh, io mi porrei semplicemente delle domande semplicissime, indirizzerei la ricerca in altre direzioni, non sto a dirlo adesso come, perché non credo di poterlo fare in questo momento, per tante ragioni. Non voglio fare il misterioso, ma ci sono veramente delle ragioni per le quali non ritengo opportuno in questa fase, ma se ne potrebbe parlare, per esempio, con chi si interessa di queste cose, di analizzare questi eventi. Si potrebbe appunto decidere che cosa vale la pena realmente analizzare e anche come. Ma ritengo che proseguire per la strada finora percorsa porti assolutamente a risultati negativi e a farsi tacciare sempre di più da complottismo. Grazie ancora e alla prossima.